Ed è un piacere ritrovare alle vere d'epoca il già sindaco di Imperia Carlo Capacci insieme alla delegazione di Newport. Beh, l'amicizia è rimasta al di là delle cariche istituzionali, mi pare di capire. Ma sicuramente io frequento quella città dal 2012, oltre a essere stato là in rappresentanza della città di Imperia. Io sono stato là anche per amicizia, che l'amicizia è la base della vita umana, quindi fa piacere essere qua con loro oggi, a prescindere dalla carica istituzionale. Sono allora, qua per ci aiuta un po' nella presentazione di questi amici? Sì, lei è Monica, è l'unica ragazza che parla italiano, poi lei è Colin, abbiamo Brenda e abbiamo Michelle, che sono le persone che sono qua, oltre ufficialmente, oltre ad altre persone che sono, diciamo, venute perché amano stare a Imperia, quindi sono a prescindere dalla delegazione. E Brenda poi è storico rappresentante della delegazione, è un'amica di tutti noi del raduno qui. Brenda è veramente un'istituzione per noi, è un tesoro, veramente. Allora, ci aiuti un attimo a capire il senso di questo legame che continua fra Imperia e Newport, perché è un legame vero, sincero, spontaneo. Sì, è molto importante, anche perché il mondo diventa un paese quando abbiamo questo gemellaggio tra Imperia e Newport. La città è simile nel senso che abbiamo le ragate, le barche, questo tipo di piazza giù dove tutte le gente vengono di conoscerci. È diventato più piccolo il mondo quando abbiamo l'amicizia di un paese che sembra lontano, ma quando un sindaco e i consiglieri e assessori vengono a Newport a conoscerci, cominciamo a aprire una porta grande di cambiare amicizia e altre cose. Come lei ha appena detto, c'era una ragazza di 420, si chiama, e c'era una squadra di Imperia che è venuta, due ragazze, e sono venuti e eravamo molto felici di avere i nostri amici imperiese in casa nostra. È un'esperienza per loro di crescere, di conoscere il mondo in una maniera diversa. Sì, 420 è una classe di vela che è andata appunto a Newport, tra l'altro proprio per rappresentare anche il raduno di vele d'epoca, invitare ufficialmente gli amici di Newport qui ad Imperia in questa occasione. Beh, speriamo che vi possiate anche divertire in queste giornate. Ma come è possibile di non divertirci in un posto così bella? Non so se le nostre amiche vogliono aggiungere qualcosa. Would you guys like to add anything? We're talking about the sister city, the relationship, how we've become close, and it's always so wonderful to have them come to our town, and that we've grown our relationship through the friendships that we've created, that we have very similar towns in our dynamic with the regattas, the boats, the piazza, and that we just recently hosted the team that came for the 420 Worlds, and it was so nice to have our friends from Imperia come and to give them an experience as our friends from Imperia into the sister city. I'd just like to say that I think it's remarkable that this relationship has been going on for 40 years now, and we're hoping it continues for many, many more. It's also really exciting that two of our students, Angelina and Josephine from Rogers High School in Newport, Rhode Island, are here staying with some gracious host families, so we'd like to thank the entire town of Imperia for having us. Ok, un attimo, devo ricordare tutto che ha detto. Ha detto che è incredibile che hai creato questo gemellaggio 40 anni fa, e lei spera che continua, e anche ha detto con noi abbiamo portato due studentesse di Newport che rimangono con le famiglie italiane quando sono qua, di creare un'esperienza speciale per loro anche. The first visit to Imperia that I had, Mayor Strascino said we are all people of the sea, and that's why we are connected. And Diego said earlier today, it's also the wind, so we connect with sailing. I'd like to give you a little token from Newport. Oh, thank you very much. E lei ha detto che quando la prima volta che lei è venuta ad Imperia, che già sindaco Strascino ha detto che siamo connessi dal mare e anche dal vento, e lei voleva presentarti di un piccolo pensiero di nostra città con un pensiero di questo gesto. Grazie, molto gentile. Brenda, che dire, che aggiungere? My Brenda. Tutto quello che hai detto è vero, ma per me i cittadini di Imperi sono la mia famiglia italiana, perché questo gemellaggio è una cosa molto importante per tutta la nostra città e anche per...
per me è una cosa molto molto importante. E io devo confessare che uso pochissimo Facebook, ma lo faccio perché siamo in contatto con Brand, almeno ogni tanto un mi piace, un click, riesco a farlo. Ciao, è vero. No. Grazie a tutti. Thank you very much. Thank you. Grazie davvero a tutti voi, buon proseguimento qui all'Imperia, ma ci rivediamo ancora. Assolutamente di sì, grazie per il generoso ospita e qua in Imperia e siamo molto benvenuti, sentiamo molto benvenuti, grazie.